Falcon Heavy è pronto a partire. Il razzo per carichi pesanti targato SpaceX ha effettuato con successo il test di accensione statica lo scorso 24 febbraio da Cape Canaveral. Con i suoi 27 motori, il super lanciatore di Elon Musk è il più potente mai costruito e può essere visto come la somma di tre Falcon 9. Dopo aver verificato con quest'ultimo test il corretto funzionamento del sistema di propulsione, il razzo è ora pronto a prendere il volo. Obiettivo a lungo termine del nuovo Falco è il trasporto di equipaggi umani per le future missioni verso la Luna e Marte. Ma per adesso Falcon Heavy punta a portare nello spazio una Tesla Roadster, l'auto elettrica progettata dalla Tesla Motors di Musk, che dovrebbe costituire il primo carico pesante del nuovo razzo. Una prova cruciale che, secondo i piani dell'azienda, avverrà tra circa una settimana. Il primo vero e proprio test di volo è programmato infatti per il prossimo 6 febbraio. Falcon Heavy dovrebbe partire dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center della NASA, la stessa che ha ospitato le missioni Apollo, ricorda il numero 1 di SpaceX.